Dal libro della Genesi. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra, e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto, e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto, creando. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Alleluia, 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 alleluia. Di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname?
e sua madre non si chiama Maria, e i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, e le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Dio creò, creatori, creò il mondo, creò l'uomo e diede una missione all'uomo: gestire, lavorare, portare avanti il creato. La parola lavoro è quella che usa la Bibbia per descrivere questa attività di Dio. Portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. E consegna questa attività all'uomo. Tu devi fare questo, custodire quello, quell'altro, tu devi lavorare per creare con me, come se dicesse così, questo mondo perché vada avanti. Al punto che il lavoro non è che la continuazione del lavoro di Dio. Il lavoro umano è la vocazione dell'uomo ricevuta da Dio al fine della creazione dell'universo. Il lavoro è quello che assomiglia l'uomo a Dio, perché col lavoro l'uomo è creatore, è capace di creare. Creare tante cose, anche creare una famiglia per portare avanti. L'uomo è un creatore, ma crea con lavoro. Questa è la vocazione. E dice che la Bibbia che Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Cioè il lavoro ha dentro di sé una bontà e crea l'armonia delle cose, bellezza, bontà, e coinvolge l'uomo tutto, nel suo pensiero, nel suo sentire, nel suo agire, tutto. L'uomo è coinvolto nel lavorare, è la vocazione prima dell'uomo. Lavorare. E questo dà dignità all'uomo, la dignità che assomiglia a Dio, la dignità del lavoro. Una volta in una Caritas un uomo che non aveva lavoro e andava alla Caritas a cercare qualcosa per la famiglia. Dipendente della Caritas, ha detto: ma almeno lei può portare il pane a casa. Ma a me non basta questo, non è sufficiente, è stata la risposta. Io voglio guadagnare il pane per portarlo a casa. Le mancava la dignità di fare il pane lui col suo lavoro e portarlo a casa. La dignità del lavoro, che è tanto calpestata purtroppo, no? Nelle storie abbiamo letto le brutalità che facevano con gli schiavi, li portavano dall'Africa in America, io penso a quella storia che tocca la mia terra,
E noi diciamo quanta barbarità. Ma anche oggi ci sono tanti schiavi, tanti uomini e donne che non sono liberi da lavorare, sono costretti a lavorare per sopravvivere, niente di più. Sono schiavi, i lavori forzati, sono lavori forzati, è ingiusto, mal pagati, e che portano l'uomo a vivere con la dignità calpestata. Sono tanti, tanti nel mondo, tanti. Nei giornali, alcuni mesi fa, abbiamo letto, in quel paese dell'Asia, come un signore aveva ucciso, abbastonato un dipendente suo che guadagnava meno di mezzo dollaro al giorno perché avevo fatto male una cosa. La schiavitù di oggi è la indignità nostra, perché toglie la dignità all'uomo, alla donna, a tutti noi. No, io lavoro, io ho la mia dignità, sì, ma i tuoi fratelli no. Sì, padre, è vero, ma questo come è tanto lontano, a me fa fatica capirlo, ma qui da noi, anche qui da noi, qui da noi. Pensa ai lavoratori, ai giornalieri, che tu li fai lavorare per una retribuzione minima e non 8, 12, 14 ore al giorno. Questo succede oggi qui, in tutto il mondo, ma qui. Pensa alla domestica che non ha retribuzione giusta, che non ha opere sociali di sicurezza, che non ha capacità di pensione. Questo non succede nell'Asia soltanto qui. Ogni ingiustizia che si fa su una persona che lavora è calpestare la dignità umana, anche la dignità di quello che fa l'ingiustizia. Si abbassa il livello e si finisce in quella tensione da dittatore-schiavo. Invece la vocazione che ci dà Dio è tanto bella: creare, ricreare, lavorare. Ma questo si può fare quando le condizioni sono giuste e si rispetta la dignità della persona. Oggi ci uniamo a tanti uomini e donne, credenti e non credenti, che commemorano oggi la giornata del lavoratore, la giornata del lavoro. Per coloro che lottano per avere una giustizia nel lavoro, per coloro che, imprenditori bravi, che portano avanti il lavoro con giustizia, anche se loro perdono. Due mesi fa ho sentito al telefono un imprenditore qui in Italia che mi chiedeva di pregare per lui perché lui non voleva licenziare nessuno. E ha detto così: perché licenziare uno di loro è licenziare me.
questa coscienza di tanti imprenditori buoni che custodiscono i lavoratori come se fossero figli. Preghiamo per loro pure. E chiediamo a San Giuseppe che con questa icona tanto bella, strumenti di lavoro in mano, che ci aiuti a lottare per la dignità del lavoro, perché ci sia il lavoro per tutti e che sia lavoro degno, non lavoro di schiavo. Questa sia oggi la preghiera.